Si può essere eleganti anche senza vestire classico? In questa puntata analizziamo insieme 12 delle più belle frasi legate all'eleganza e scopriremo quali sono i segreti, i significati dietro queste frasi per farci ispirare, per raggiungere, per ricercare la vera eleganza. Tra un secondo, dopo la sigla. Prima di entrare nel vivo della puntata, però, voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, attivare la campanella delle notifiche per non perdere gli ultimi contenuti e se vi piacciono questi argomenti prendete anche in considerazione la possibilità di abbonarvi. Ma bando alle ciance, entriamo nel vivo della puntata, parliamo di eleganza in senso lato. Voi, chi mi segue lo sa, parlo di eleganza classica. Ma eleganza è un termine così generico, così soggettivo, così ampio, che racchiude all'interno tantissimi significati. Lo stimolo a fare questa puntata mi è nato da alcuni vostri commenti. Qualcuno mi chiedeva, ma si può essere eleganti anche senza vestire classico? Beh, la risposta è sicuramente sì, considerando che l'eleganza è qualcosa di molto astratto. Vedete, l'eleganza in generale non è strettamente correlata al modo di vestirsi. Correlata forse prima di tutto alla persona, è collegata soprattutto al nostro essere interiore. Personaggi come Gandhi, nella loro essenzialità, nella loro totale sobrietà, erano straordinariamente eleganti e non vestivano ovviamente classico. Cosa vuol dire allora essere eleganti? Cosa c'è alla base dell'eleganza? In questa puntata ho selezionato per voi quelle che ritengo le frasi più belle, più significative riguardo all'eleganza. Perché l'eleganza, vi ripeto, è molto soggettiva. Ciò che è elegante per me può non esserlo per voi. Un qualcosa che io trovo elegante per voi potrebbe essere eccessivo, potrebbe essere barocco, oppure al contrario potrebbe essere scialbo, banale, troppo sobrio. Vediamo allora insieme queste bellissime frasi e cerchiamo di capire il significato che c'è alla base. L'eleganza è quando l'interno è bello come l'esterno. Questa frase di Coco Chanel è, secondo me, è una delle più importanti, perché Coco Chanel in questa frase vuole significare che non si può essere eleganti fuori se non si è prima di tutto eleganti dentro. L'eleganza è un riflesso anche del nostro interno, quindi ci si può vestire bene quanto vogliamo, con gli abiti più costosi, più raffinati, ma se siamo rozzi, se siamo brutti, se siamo maleducati, non saremo mai, mai eleganti. L'eleganza è buon gusto più un pizzico di audacia. Questa frase è di Carmel Snow. Ciò che è insito in questa frase è che per essere eleganti ci vuole sempre anche un pizzico di personalità. Bisogna aggiungere sempre qualcosa di noi stessi. Non possiamo essere la fotocopia di qualcosa che ci piace. Sicuramente è importante avere dei punti di riferimento. È importante cercare di seguire magari delle ispirazioni, ma è fondamentale che ci sia qualcosa che racconta di noi, qualcosa di unico, qualcosa che rappresenta la nostra personalità. E quindi quel pizzico di personalità, quella nota di audacia che alcune volte riusciamo a mettere nella nostra mise, è quel quid in più che ci rende unici. Dica, l'eleganza è l'unica bellezza che non svanisce mai. E questa bellissima frase è di Audrey Hepburn. A me piace molto perché fa capire che l'eleganza non è mai correlata con l'età, a differenza della bellezza estetica, perché l'eleganza non sempre va a pari passo con la bellezza estetica. L'eleganza è veramente senza tempo. Ci sono esempi di personaggi famosi, assai avanti con l'età, che sono sempre straordinariamente eleganti. Quindi ecco, ricordatevi che si può essere eleganti davvero a tutte le età. Anzi, vi dirò di più, forse con la maturità, forse i personaggi, diciamo, più anziani, più vissuti, hanno acquisito quella sicurezza in se stessi che li rende a loro modo più eleganti. L'eleganza non è solo definita da ciò che indossi, è come ti comporti, come parli,
cosa leggi? Questa è una frase di Carolina Herrera che ci ricorda ancora una volta che l'eleganza non è assolutamente fatta soltanto dall'esteriore, ma anche dall'interiore e soprattutto quindi non solo dal comportamento, ma anche, secondo me, dalla cultura. Lei dice, da cosa leggi? La cultura in qualche modo ci arricchisce prima di tutto dentro, ma io sono convinto che la cultura ci arricchisca anche esteriormente. Una persona colta, una persona che sa parlare, che ha una bella proprietà di linguaggio, può anche vestire male, ma secondo me ha sempre un fascino particolare, ha una sua eleganza. Eleganza non significa essere notati, ma essere ricordati. Questa frase è di Giorgio Armani ed è spesso citata, secondo me, a sproposito. Perché non voglio che passi il messaggio che elegante è colui che non si fa notare. Colui che non si fa notare è banale, è ordinario. Però il punto è, eleganza non è farsi notare, ma farsi ricordare. Quindi per farsi ricordare, in questo senso, non significa vestirsi in maniera chiassosa, in maniera pacchiana, quello sarebbe semplicemente farsi notare nel senso deteriore del termine, ma farsi ricordare vuol dire lasciare qualcosa, qualcosa di bello, qualcosa di sé, qualcosa che gli altri possano ricordare piacevolmente. Il come vestirsi è una preoccupazione sciocca, ma è da sciocchi vestirsi male. Questa è una frase di Philip Stenhoff, il quarto conte di Chesterfield, che a me piace perché ci ricorda come il vestirsi sia un qualcosa di frivolo. Perché, parliamoci chiaro, tra tutte le cose che ci gravitano attorno, forse il vestire è quello, diciamo, più secondario, è una componente sicuramente frivola della nostra vita, ma anche il vestire ha dei significati, come vi ho detto in altre puntate. Vestirsi significa comunicare, inconsciamente o consciamente. Vestirsi è un'espressione di se stessi, vestirsi è una emanazione della propria personalità. Alcune volte è anche frivolo, ma un po' di frivolezza nella vita serve, quindi non snobbiamo. Ecco, qualcuno pensa che il come ci si veste sia qualcosa di assolutamente influente. Non è così, non è affatto così. La moda passa, lo stile resta, è attribuita originariamente a Coco Chanel, ma è stata poi anche rilanciata e rivista da Yves Saint Laurent. Le mode passano, lo stile è eterno. L'eleganza e la moda non vanno di pari passo. La moda è una tendenza, la moda è seguire un qualcosa che è sulla cresta dell'onda, ma non significa essere eleganti. Essere alla moda non significa essere eleganti. Essere eleganti è avere stile e l'eleganza quindi è letteralmente senza tempo. Nessuna eleganza è possibile senza profumo, è l'accessorio invisibile, indimenticabile per eccellenza, e questo lo diceva Coco Chanel. Ho aggiunto questa frase perché spesso chi ama l'eleganza non sempre è appassionato anche di profumi, e secondo me il profumo è un accessorio. Ora, Coco Chanel lo reputava addirittura fondamentale, imprescindibile. Non so se è così davvero imprescindibile, però è sicuramente una componente importante del proprio essere, perché è espressione di se stessi, perché va a stimolarci interiormente ed è quindi una componente invisibile ma estremamente percepibile, quindi estremamente importante. La signora di classe non è quella che quando passa fa fischiare, bensì quella che fa calare improvvisamente il silenzio. È una frase di Gianni Agnelli che aveva rivolto, insomma, al gentil sesso, ma che in qualche modo possiamo traslare un po' anche all'uomo. E sono assolutamente d'accordo con questa affermazione. La donna elegante, la donna che fa, tra virgolette, fischiare, oggi insomma sarebbe catcalling, ma la donna che fa fischiare è una donna che in qualche modo propone la sua femminilità in maniera molto esibita, molto marcata, molto accentuata, e quindi si rischia di essere volgari. La donna elegante è quella che
ti ammutolisce non tanto, non solo per la sua bellezza, ma per il suo portamento, per il suo modo di porsi, per il suo sguardo. E questo si può traslare anche all'uomo. L'uomo tutto muscoloso, palestrato, pieno di tatuaggi, magari fa girare la testa alle signorine, ma non necessariamente si può definire un uomo elegante. Attenzione, non voglio dire che essere palestrati sia un male, ma ci mancherebbe altro, tutt'altro. Però ecco, non è soltanto una esibizione esteriore della propria prestanza fisica a fare l'eleganza. Solo le persone superficiali non giudicano dall'apparenza. Questa frase straordinaria è ovviamente di Oscar Wilde. Bellissima perché racchiude la contraddizione dell'essere dandy. Il modo in cui ci si veste, abbiamo detto prima, è un qualcosa di frivolo. Ed è vero che non si giudica dalle apparenze, però è anche vero che le apparenze contano. Contano, come vi dicevo prima, il come ci vestiamo è il nostro biglietto da visita. È vero che l'abito non fa il monaco, ma non possiamo pensare che il nostro modo di vestirsi non vada, volenti o nolenti, a creare una qualche impressione rispetto, insomma, negli altri, in chi ci circonda. L'eleganza è una disciplina della vita. Ho voluto concludere con questa perché secondo me l'eleganza è anche una passione, è una continua ricerca, è uno studio, è un percorso. È un percorso nel quale, una volta immersi, una volta intrapreso questo percorso, si viene sempre più coinvolti. E sboccia questa passione, si viene trascinati da questa passione ed è una continua ricerca di se stessi, del modo di porsi, del modo di essere, che non si conclude mai. Ed è un percorso, secondo me, straordinario che invito tutti quanti a fare. Prima di salutarvi, voglio ricordare agli abbonati che una delle prossime puntate sarà un approfondimento proprio sulle frasi famose sull'eleganza e approfondirò un personaggio che per me è un punto di riferimento imprescindibile, che è Filippo de Pisis, le cui citazioni sono davvero una fonte importante di ispirazione. Io in ogni caso vi ringrazio per avermi seguito anche in questa puntata e come sempre, se vi va, noi ci vediamo nelle prossime puntate. Ciao! A presto!